Attraverso il portale dei servizi demografici online è possibile richiedere e ottenere visualizzazione dei propri dati e del proprio nucleo familiare e contestualmente produrre autocertificazioni o certificati fra quelli messi a disposizione dal portale. È possibile inoltre ottenere certificati di residenza e stato di famiglia per altri soggetti previa motivazione. I certificati così ottenuti sono esenti da diritti di segreteria. Per poter accedere ai servizi demografici online ci si deve collegare al sito del comune e cliccare sul pulsante che si trova nella sezione Servizi online. Una volta arrivati alla pagina di benvenuto è necessario cliccare su Accedi ai servizi. È possibile accedere mediante credenziale SPID, CNS o CIE. SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un sistema di accesso che consente di utilizzare con un'identità digitale unica i servizi online della pubblica amministrazione e dei privati accreditati. Se si è già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori accreditati da AGID, i cosiddetti Identity Provider. Per saperne di più, vai al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale al seguente indirizzo. La CNS, Carta Nazionale dei Servizi, è una smart card con microchip che contiene i dati identificativi della persona, nome, cognome, codice fiscale e il certificato di autenticazione che, in combinazione con il PIN, consente l'autenticazione in rete. Tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova tessera sanitaria con microchip contenente una CNS, TS-CNS. La TS-CNS, oltre ai servizi sanitari normalmente offerti dalla tessera sanitaria, permette l'accesso ai servizi in rete offerti dalla pubblica amministrazione in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy. Per usare la tessera sanitaria come CNS ed accedere ai servizi pubblici online, è necessaria l'attivazione, che può essere fatta presso le ASL, presso le farmacie o presso uno degli sportelli abilitati della propria regione di appartenenza. Maggiori informazioni si possono trovare andando sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo. Per utilizzare la carta d'identità elettronica CIE è necessario il PIN, Personal Identification Number, che viene rilasciato al momento del rilascio della carta d'identità e quello ricevuto al momento della sua consegna. È possibile trovare maggiori informazioni al seguente indirizzo. Per l'uso della CNS o della CIE è necessario avere un lettore di smart card. Accedendo con credenziali SPID è necessario selezionare l'identity provider dall'elenco visualizzato ed effettuare i passaggi successivi che possono variare a seconda dell'identity provider utilizzato. Una volta effettuato l'accesso ai servizi demografici online ci troveremo sulla pagina di benvenuto. Cliccando sulla sezione Certificazioni e misure anagrafiche sarà presente la propria scheda di famiglia. Sulla destra, per ogni componente della famiglia sono disponibili tre pulsanti: Dettaglio, Certificazioni e Autocertificazioni. Clicchiamo sul pulsante Dettaglio. Qui potrai vedere il dettaglio di tutti i dati anagrafici, lo storico delle residenze, delle carte d'identità e dei permessi di soggiorno, delle patenti e dei veicoli, dichiarati al momento della variazione di residenza. Torniamo indietro e accediamo alla certificazione cliccando sull'apposito pulsante oppure accediamo cliccando sul pulsante a sinistra sotto la figura della persona. Cliccando su Archivio certificazioni è possibile scegliere il tipo di certificato da richiedere, ovvero da anagrafe o stato civile. Scegliamo anagrafe. Adesso possiamo selezionare il tipo di certificato dalla lista dei certificati. Scegliamo per esempio certificato di residenza. Selezioniamo adesso l'uso.
carta resa legale, se il certificato richiede di essere prodotto in bollo, oppure selezioniamo uno dei motivi elencati per cui il certificato viene rilasciato in carta libera, ovvero senza bollo. Nel caso che il certificato venga richiesto in bollo, è necessario acquistare, prima dell'emissione del certificato, la marca da bollo da applicare sul certificato una volta prodotto. Attualmente l'importo della marca è di 16 euro. Sul portale sarà necessario compilare due campi aggiuntivi inserendo la data di emissione del bollo e il numero identificativo della marca da bollo. Il bollo deve obbligatoriamente avere data pari o antecedente a quella del certificato. Successivamente alla stampa, la marca dovrà essere applicata sul documento e annullata a cura del richiedente. Il comune non ne risponderà in caso di inadempimento. Per l'annullamento della marca è sufficiente scrivere la data di emissione del certificato, avendo cura di procedere in modo da segnarne parte sulla marca e parte sul foglio. Sulla destra appaiono tre bottoni: invia certificato per mail, download e stampa. Servono per scegliere come ricevere il certificato. Per quanto riguarda i certificati di stato civile, sono disponibili online estratti di stato civile relativamente a eventi verificatisi nel comune di San Giuliano Terme e presenti nell'archivio informatizzato. A tal fine si precisa che sono disponibili gli atti di nascita, di matrimonio e di morte a partire dal 2016. Cliccando sul pulsante autocertificazioni è possibile ottenere sia dichiarazioni sostitutive di certificazioni che dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Cliccando su archivio autocertificazioni è possibile produrre in maniera precompilata con i dati del richiedente le seguenti dichiarazioni sostitutive: autocertificazione cumulativa e autocertificazione di nascita. Sono dichiarazioni che sostituiscono i certificati, non necessitano di firma autenticata da fare in comune e non necessitano di bollo. L'atto notorio pubblica amministrazione e atto notorio privati. Sono dichiarazioni di stati, fatti e qualità personali per se stessi o per i familiari. Sono ad esempio dichiarazioni degli eredi per la successione. Gli atti notori per le pubbliche amministrazioni non necessitano di autentica di firma e di bollo. Gli atti notori per i privati richiedono autentica di firma e marca da bollo. Selezionare il documento come primo passo. Poi, come secondo passo, scegliere cosa si vuole ottenere. Se inviare il documento con le possibilità di autocompilazione via email, oppure fare direttamente il download del certificato per poterlo poi eventualmente stampare. È possibile produrre i medesimi certificati e o autocertificazioni anche per le persone che compongono il nucleo familiare anagrafico. Accedendo alla sezione certificazione per altri soggetti, è possibile produrre certificati di residenza e o stato di famiglia per cittadini che non compongono il tuo nucleo familiare. Per effettuare la ricerca è necessario compilare i campi nome, cognome e data di nascita, oppure il codice fiscale. È obbligatorio selezionare il motivo della richiesta. Una volta ricercata la persona, cliccando sul pulsante Certificazioni, è possibile procedere alla richiesta del certificato. Selezionando il tipo di certificato e l'uso, è obbligatorio inserire anche i dati relativi al documento d'identità della persona che sta chiedendo il certificato per conto di altri.